Ma che cavolo è successo? Qualcuno potrebbe spiegarmi che cavolo sta succedendo? Boh, vabbè, qua dentro succedono sempre cose meravigliose. Mi stavo bevendo la Sprite. Ma perché sto parlando che non mi si vede? Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, ormai non mi stupisco più di nulla. Rendiamoci conto. Madonna, faccio schifo. C'ero in cucina che mi stavo prendendo qualcosa da bere e mi sono ritrovato qui. Si aprono portali che mi portano a Narnia. Robe. È ancora credibile questa cosa? Solo per sapere. Tra l'altro, questa è la 7-Up. No, no, no. Ci sta. Non è proprio buonissima, però. Vi giuro, stavo per morire. Madonna, è un'arma letale. Ma che cosa c'è qua dentro? Ciao a tutti, ragazzuoli. Io sono Bex. Iniziate pure a insultarmi. Avete tutto il diritto. Allora, raga, ve lo dico. Qua dentro c'è una temperatura pari a quella del sole. Sto già gocciolando. Però anzi, ragazzi, tralasciando questo, che non, sto perdendo tempo, sto dicendo cagate, sto solo urtando. Che cosa brutta. Siamo tornati finalmente. Ma che bello, sembra una lucertola. Sui filmati di TikTok. Però se la smettessi, penso che sarebbe meglio. A parte che per fare questa cosa mi gela la testa, non è normale. Ma nello specifico andremo a vedere filmati a cui non si riesce proprio a dare una vera e propria spiegazione. Un po' come non si riesce a darla alla mia faccia. Sono tante le domande. Che schifo. Stop it. Iniziamo! Perfetto, ragazzi. Ed eccoci qua. Ma che cavolo stai facendo? Capisco tutto, il televisore di ultima generazione molto resistente. Ma qui stiamo esagerando. Perché parlo qui? Deve essere la 7-Up. Allora, a quanto pare esistono televisori leggermente resistenti, ma giusto un po'. Puoi prenderli a martellate, a calci. Non cambia assolutamente nulla. Tra l'altro, guardate con quale violenza. Spaccati. Sto gocciolando in una maniera che. Però comunque, figo perché. Come possiamo vedere, è in grado di resistere a urti abbastanza importanti, con i tacchi proprio, niente. Fantastico, lo voglio a casa assolutamente. Orca, ok! Si è formato un tornado in casa di questo, cioè magari si era appena alzato, doveva andare a fare la cacca, niente, si è trovato un tornado. Va bene, scusate, non la faccio più. Ma è possibile veramente questa cosa? Ma secondo me no. Ma che lupa! È proprio perfetto. Tra l'altro io ho anche un po' paura di tornare. Succedesse a me. E non lo so. No, ragazzi, il caldo mi fa veramente fare cose strane. Mamma mia, sono bagnato. Ah, però se ci pensate è figo, eh. Cioè, nel senso, non c'è forse una spiegazione dietro. Può essere. Niente ancora. Può essere il fatto che si sia creata una sorta di aria nord-sud che si scontra, scontrandosi inizia. Però perché nella stanza del tizio con la finestra aperta? Mi sa che il caldo non mi fa benissimo a me. A parte che non tengo più le finestre aperte perché c'ho una paura fottuta dei calabroni. Guarda, sono grossi quanto una mia gamba. Quindi nel dubbio, forse è per quello che fa così caldo. Però io preferisco schiattare di caldo piuttosto che avere insetti grossi quanto aerei. Non sono bellissimi, eh. Comunque, ragazzi, a quanto pare è possibile trovarsi un tornado in casa. Occhio con le finestre aperte. Può succedere di tutto. Va bene. Abbiamo un tizio che tira fuori. Cosa? Ditemi che non è possibile. Perché cosa? È un no! Capisco tutto, però non è proprio fisicamente possibile. La bottiglia mi sembra anche sigillata, quindi rende tutto ancora più incasinato. Ma non è possibile. Provassi io, probabilmente mi esploderebbe il deretano. Non è, cioè, non ti fai neanche male. Dai, probabilmente c'era qualcosa lì in mezzo che. Tac! Dal colpo, capito? Però non è possibile. C'è proprio. Amore, vieni che devo prendere la birra. Ma cosa? Vabbè, ragazzi, lasciamo perdere. No. Sei un fantasma! Sei morta e non te ne sei resa conto e stai continuando a fare video su TikTok. È l'unica spiegazione. Ragazzi, cioè questa mette il braccio così. È invisibile! È trasparente! Si vede attraverso! C'è la parte dietro della porta. Ma come fosse questo? Ma che cosa stiamo vedendo oggi? Poi tra l'altro faccio schifo, sono terribile. Una fontana di Trevi. Madonna! Ah, questa qui, ragazzi, è palesemente morta, ma lei ancora non lo sa. Continua ad avere il telefono e a farsi i video perché l'unica spiegazione. Si vede attraverso. Qua non c'entra green screen,
effetto. Oh, magari sì. Però adesso mi calmo. Vabbè, non è che mi devo stupire molto. Stiamo andando a guardare filmati a cui non si riesce a dare una spiegazione, quindi. Però, in caso qualcuno dovesse sapere com'è possibile questa cosa, mi dica, perché, ragazzi, cioè, sono curioso, eh. Tra il tornado in casa, questa che si vede attraverso. Voglio sapere, no? Burro d'arachidi. Ma quanto è buono, anche qua ci vuole opera, eh. Ma lo state vedendo anche. Alien! Dentro questo burro di arachidi si fa. Vita aliena! Si sta. Madonna santa, cioè voi aprite il burro d'arachidi, vedete sta roba e la fine. No ma ragazzi, ma com'è possibile questo? È scaduto da 25 anni e sta prendendo vita, è l'unica spiegazione. Ma che roba? Si alza e salva, madonna santa, che. Non voglio sapere che cosa ci sia dentro. Trovi un alieno piccolino che ti guarda. Ciao mamma! Va bene! Che. Questa etichetta è un po' strana. Allora, abbiamo la possibilità di spostare le lettere a nostro piacimento. Ma che me frega a me? Ma che cosa? Ma perché mai sta roba? A parte che non sto capendo un c***o. Allora, aspetta, profumo! Questo l'ho capito però. Perché profumo? No, raga, a parte gli scherzi, c'è praticamente questa etichetta dove puoi spostare le lettere. Ma non ha senso! Ma perché si staccano? Ma come sono state attaccate con lo sputo? Non dovrebbe essere una stampa con l'etichetta tutta. No, attaccate una a una. Guarda, le proprio sposte. Cosa ho detto? Le sposti come ti pare. Coca e ocio. Non diciamo cose brutte. Coca e mai che cosa. Qua abbiamo anche il cloride, che sembrava un'altra cosa che il clitori. Ok, va bene. Che cosa abbiamo? Forse leggermente più grande di quello che avresti dovuto comprare. Ma proprio leggermente, eh? C'è solo uno spazio di 6 centimetri. Ma perché? Allora, questa ragazza voleva a tutti i costi queste scarpe che sembrano tipo le Air Force. Ma il numero non c'è, ragazzi. Ma scusa, io devo andare a una festa stasera, no? Devo per forza avere l'Air Force. C'è solo il 57, va bene. Ma io ho il 32. Mette una suola e via. Mi ha convinto, le prendo. E questo è il risultato. Le perde da un momento all'altro, per forza. Ma dai, ci naviga là dentro. Ma quanto spazio. È una scarpa gigante rispetto al suo numero. Sto facendo una fatica immonda a camminare. Ma che faccia poi, tra l'altro? Vabbè, se ti metti 65 numeri più grossi vuol dire. Vabbè ragazzi, oggi lasciamo perdere, facciamo finta di nulla. Ecco, il fatto che si possa mettere una suola per tenere più aderenti le scarpe non vuol dire che puoi metterti 26 numeri più grandi. Vabbè. Che fa questa qua? Si è me. Ma secondo me questa cosa fa malissimo perché ha dovuto spezzare il. Come cavolo si chiama? Non so manco questo. Ha incastrato nel naso lo stuzzicadenti spezzato. Quindi l'ha rimesso dritto, per cui si è tipo conficcata. Ma come è possibile questa cosa? Ma è un elicottero umano. Beh, meraviglioso. Dopo provo. Però non lo so. Probabilmente con sto naso che mi ritrovo rischio veramente di prendere il volo. In caso, ragazzi, si può provare questa cosa. Occhio solo a non farvi male, perché secondo me fa malissimo. Cioè, ti devi proprio spappolare la pelle. Ma poi come fa a girare? Va bene. Mi stanno sudando gli occhi, ragazzi. Inizio a non vedere più. Ok, cosa abbiamo qui invece? Io non farei domande. Perché esistono queste cacate in giro? Può essere utile più o meno. Cioè, nel senso, se devi fare la pipì, magari non vuoi togliere. Poi questa qua però è una ragazza, quindi. Vabbè, non scendiamo troppo nel trash, che già sto video. Cioè, in questo caso penso che l'utilizzo sia quello. Niente, continuo. Ho già capito che è una roba terribile. Sta. Andiamo avanti, grazie. Abbiamo. Ma scusate, dove stanno uscendo i ravioli? Ma cosa? Allora, stiamo calmi. Cioè, il telefono sta scorrendo, escono i ravioli, gli spara fuori mitra. No! Ma che faccia pure lui? Anche l'altra neanche si domanda come è possibile. Le dà uno schiaffo, tipo, che cosa fai, scusate? Allora, qua credo sia editing, perché è l'unica spiegazione. Scorrendo un'immagine sul telefono, non penso esca. Cioè, almeno, non ho mai provato. Ma deduco che sia così, che cioè, non va. Mi sa che sto sudando così tanto che sto perdendo i neuroni dal sudore. Può essere? Cioè, però immaginate che figo fosse vero. Avete bisogno di qualcosa, lo mettete sul telefono, tac, scorrete e vi appare sul tavolo. Avete bisogno di un maialino? E quale? Perché di un maialino? Ma non capisco, ma che cavolo, ma che cosa che cioè, non va? Ma vabbè ragazzi, facciamo finta di nulla. Ecco, questo è quello che vedo io ultimamente con sto caldo, che apro l'acqua. Proprio una fiamma gigante. È un lavandino un po' strano, lo ammetto. Cioè, tu vai lì perché ti vuoi magari lavare le mani
Sicuramente così te le lavi, eh? Ma proprio a fondo, fino all'osso, probabilmente. Ma perché scegliere? Nei misteri del mondo. Cioè, a parte questo, com'è possibile questa cosa? Scusate, perché esce del fuoco anziché l'acqua? Ammettete che è un po' strana sta cosa, no? Devo ancora capire come sia possibile questa cosa. Perché è svenuta? Cos'è successo? Si è accasciata su questo cartello proprio volontariamente. Si è lanciata tipo rinoceronte. Vabbè, è ovvio che qua c'è la spiegazione. È deficiente. Ma tra l'altro cos'è che c'è scritto? Non mi fai leggere. Se muori sopra il cartello io non riesco a leggere. Cioè già faccio difficoltà. Metti pausa. No smoking between these scenes. Shock. Madonna, che schifo. Lei non era d'accordo comunque. Non si può capire da come si è accasciata sopra. Cioè proprio volontariamente, ma con nonchalance. Perché è morta? Ok, cos'è sta roba? Un ascensore. Non capivo, c'era solo una parete. Ma quanti cavolo siete qua dentro? Esulta. Siamo usciti dopo 6 mesi qua dentro, grazie. Ma quanta gente c'era? Ma è ovvio che si è bloccato l'ascensore, dai. Scusate, lo so che sto video fa schifo al cazzo. Che ne ho 18! Ma comunque, Ocho, a non entrare in un ascensore con un intero plotone. Questi stavano facendo i lavori nel palazzo. Ritrovati incastrati dentro. Ok, calmi un attimo. Questo iPhone non può funzionare. Non puoi riuscire a fare il video, è sfondatissimo. Ma magari tu che faccia intanto, tra l'altro? Cosa parlo io? Cioè, riesci a fare comunque il video nonostante le telecamere siano leggermente danneggiate, ma proprio ok, iPhone è migliore a quanto pare. Siamo d'accordo. Che cosa è questa roba? Ho provato a fare un dolce, mi sa. Ecco, secondo me non è il giusto procedimento. Ho proprio giusto questa sensazione. Perché si è sfondata in due la teglia. Mi sa che non era buonissimo questo dolce. Si è suicidato. Cioè, può succedere comunque, eh. Magari era buonissimo. Forse un po' sottile. Però sono dettagli. Ma non capisco come si sia rotta in due la teglia. Va bene. Questa qua sta tenendo il telefono per farsi un video col piede. Impariamo tutti da questa qua, ragazzi. Ma poi cosa... cosa stai dicendo? Parla, esclimi... esplica. Beh, però se ci pensate non è una cattiva idea, eh. Anziché avere sempre il telefono col braccio, che comunque si vede, non è bellissimo. Col piede puoi fare tutto. Guarda come viene bene il video. Forse però Ocho, perché col piede rischi di schiacciare e interrompere il video nel mentre cerco veramente di dare spiegazioni di questi video. È la cosa più bella. Lei è convinta comunque che questo sia un ottimo metodo. E chi siamo noi per dire il contrario? Ho capito. Va bene, una spada. Non era una spada, che cosa? Ragazzi, mi sa che mi sta venendo l'ictus. E questo per colpa del cazzo. Ma che cosa si... Ma... no. Ma scusa, c'è... Qualcuno mi può per favore... Che cosa sta succedendo? Ma ragazzi... Niente, ho un ictus in corso veramente. Allora, ha iniziato con una spada in mano... Niente, si è sciolta. Poi anche il pollice è diventato in realtà disegnato. È apparsa un'altra spada, ma anche quella era disegnata... Oh mio Dio! Poi qua c'è uno skateboard che in realtà poi non è vero perché è un disegno... La mia vita fa schifo. Allora ragazzi, basta. No, perché non sono riuscito a dare una spiegazione neanche a un video. Forse solo quello dell'editing che spara i ravioli, però. Sono in uno stato pietoso, ho fatto la doccia, mi sono rotto di lavarmi e 10 secondi dopo essere sudato peggio di prima. Cioè, basta, non ha senso. Ragazzi, concludiamo qua. Fatemi sapere la vostra, raga. E ditemi anche se sapete dare una spiegazione a sti filmati. In caso scrivetemelo, almeno lo so anche io. Però come sempre, prima di concludere, vado a salutare Federico Peri, Alessia De Rossi, Alessandro Rusnak ed Earthling. Madonna che pronuncia. Ciao ragazzi, è il VG3 di oggi. I can fly. Earthling, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi Siva. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Probabilmente ho detto malissimo tutto, ma vabbè. Ciao ragazzi.